formata da Mancini, Smalling e Llorente, centrocampo con Christensen, Aouar, Pagano, Bove, Spinazzola, davanti El Shaarawy e Belotti. La Roma l'abbiamo messa 3-5-2, ovviamente non c'è Brian Cristante al centro del reparto di centrocampo, è in panchina, vediamo se verrà utilizzato dal mister nel corso della partita. Per il momento abbiamo messo Pagano centrale, vediamo già adesso la partita iniziata con Bove centrale, Pagano centrodestra, Aouar centrosinistra, rimane comunque il 3-5-2. Roma in possesso di palla con Diego Llorente, tre quarti difensiva lungo l'out destra, si ferma e va da Smalling vicino al cerchio del centrocampo, viene incontro Bove, c'è il pressing da parte di Binsuka, anche i padroni di casa li abbiamo messi 4-3-1-2, poi vediamo come andranno a sistemarsi in campo, più probabile un 4-2-3-1, staremo a vedere. C'è stato un lancio lungo per Belotti, troppo lungo però, finisce fuori il pallone, rimessa dal fondo per il Partizani con il portiere Oscia in possesso di palla, vicino a lui Preca e Baruti, primo centro-sinistra e il secondo centro-destra con Gueye, il senegalese che viene incontro al pallone, poi si allontana, confermiamo anche per i padroni di casa una sorta di 4-2-3-1, tanto si allontanano i difensori, ci sarà il rinvio lungo da parte del portiere albanese in avanti alla ricerca di Binsuka, anticipo di Bove, poi di testa El Shaarawy, non ci arriva, ripartono i padroni di casa per un attimo perché Spinazzola intercetta il pallone, Aouar prova a girarlo, viene chiuso però, riparte Bilali, ancora Aouar, ruba palla, la riconquista Cote ma con fallo, e allora calcio di punizione per la Roma, battuto da Spinazzola verso Llorente prima, Smalling poi, nel cerchio del centrocampo si apre Gianluca Mancini, riceve palla anche oggi con la maschera, il capitano di questa sera perché è in panchina Lorenzo Pellegrini, Llorente, taglio profondo in avanti verso El Shaarawy, esce però Oscia, il portiere e capitano di questa sera del Partizani di Belgrado, fa suo il pallone di Tirana, fa suo il pallone e riparte la formazione albanese, lancio lungo per Binsuka, anticipato, finisce il pallone a Spinazzola, poi Belotti chiuso che gli mette giù il pallone, si appoggia indietro a Baruti che torna indietro ancora dal portiere Oscia al limite della propria area di rigore, si guarda intorno l'estremo difensore del Partizani e poi rinvia lungo il pallone, lo sfiora di testa Checo, lo riconquista Binsuka ma lo fa suo Edoardo Bove per Mancini, Christensen, tre quarti difensiva sul pressing di Gresda, si ferma, torna indietro da Smalling che va da Mancini, centrodestra, si allarga a Pagano da quella parte, viene incontro Bove, va dentro a War, parte El Shaarawy, si va invece orizzontali da Llorente, quindi Spinazzola lungo l'out, pressing su di lui da parte di Checo, palla indietro ancora allora a Diego Llorente per Aouar, anticipato, riparta il Partizani, va a chiudere Llorente l'incursione di Cote, palla fuori, rimessa laterale per il Partizani di Tirana, a batterlo è Adroy, davanti a lui si fa vedere Checo, palla invece indietro e rinviata in zona Gresda, anticipato poi di testa Baruti, di testa Aouar, El Shaarawy, anticipato Belotti, palla che torna allora ai padroni di casa con Bilali, fallo su di lui di Edoardo Bove, calcio di punizione per il Partizani di Tirana, dal cerchio del centrocampo sul pallone c'è il senegalese Gueye pronto a batterlo, a destra per Adroy, si fa vedere ancora Gueye, riceve palla, poi smista a sinistra verso Buxelai, davanti a lui c'è Gresda, va dentro Binsuka, palla al primo che taglia il campo, si accentra, la vuole Gueye, ancora Gresda in possesso di palla, tre quarti offensiva, centro-destra, il pallone per Cote che rientra sul sinistro, poi va da Binsuka, da questi a Gresda che si gira al limite dell'area, sta per entrare in area, viene anticipato, la palla sfila ancora su Adroy che prova ad andarsene a Spinazzola, ci riesce, non a Aouar sul quale commette anche fallo il numero 44 albanese, e ci sarà allora calcio di punizione per la Roma, versante sinistro difensivo all'altezza del lato corto della nostra area di rigore, sul pallone c'è Diego Llorente, 4:32 sul cronometro, Partizani 0 Roma 0,
all'arena Combetare di Tirana. Mancini per Llorente, tre quarti difensiva. Sul centro sinistro viene incontro a Warr, taglio dall'altra parte buono per Christensen, va dentro Pagano, lato corto per lui, uno contro uno con Gueye, torna da Christensen che la dà a Mancini, cross verso il secondo palo, sfida il pallone, Spinazzola lo mette giù a rimorchio, il Sharawi dentro a Warr con Pagano, Belotti, si fa vedere anche Bove, ancora Spinazzola, uno contro uno, salta il suo avversario, non Adroi che era il secondo, palla a Cote e ripartono loro con Adroi da destra, tre quarti difensiva, chiude Spinazzola, palla fuori e allora rimessa laterale per il Partizani di Tirana. Sul pallone c'è Adroi, viene incontro Cote, si fa vedere anche Bilali, palla che sfila su Gueye a sinistra verso Buxelai, sul pressing di Christensen, verticale su Gresda, su di lui deve uscire Mancini, lungo l'out loro di sinistra, chiude Mancini, palla fuori, rimessa laterale per il Partizani con Buxelai che smista indietro verso Baruti e da questi direttamente al portiere Oscia, limite della loro area di rigore. Sharawi, Awar e Belotti, Awar fase di non possesso, funge da trequartista forse per il pressing sul primo portatore di palla. Ancora il portiere Oscia in possesso di palla, si appoggia a Buxelai, quindi Bilalli, da questi a Gueye, cerchio del centrocampo, centrodestra su Preca che allarga verso Adroi, lungo l'out di destra si fa vedere davanti a lui Checo, appoggio invece su Gueye che richiama l'azione Baruti nel cerchio del centrocampo, ora a sinistra Buxelai, è partito Gresda, palla profonda per lui, c'è anche Binsuka, anticipa tutti Smalling, la palla sfila fuori, ce l'accompagna Cote, rimessa laterale per il Partizani, versante sinistro offensivo, c'è Buxelai sul pallone, appoggio per Coche, quindi dentro Bilali, poi Buxelai, il tiro facile per Rui, ma questo dopo 7 minuti esatti è il primo, diciamo, tiro nello specchio della porta, quasi un passaggio per Rui Patricio e si può ripartire con il nostro portiere che smista su Mancini, quindi Smalling, Mancini ancora, tre quarti difensiva, si fa vedere Belotti che incrocia con il Sharawi, palla orizzontale su Llorente, centro sinistra e viene incontro Spinazzola che era partito, si torna da Smalling, tre quarti difensiva e ancora Mancini, si apre Pagano lì, riceve, butta dentro Christensen, prova il servizio Pagano, chiuso Christensen, è finito a terra Pagano che si rialza adesso, Mancini per Llorente, pressing di Checo, la ribattuta finisce comunque a Mancini che smista male, Gueye, cerchio del centrocampo per il senegalese che si guarda intorno, aspetta l'arrivo di un compagno, poi con calma va da Bilali, anzi Cote, taglio dentro alla ricerca di Checo, fa buona guardia Llorente, palla fuori davanti al settore ospiti, circa 400 persone arrivate all'arena Combetare, 400 persone da Roma, tifosi della Roma. Rimessa dal fondo Llorente per Smalling che allarga su Pagano, sponda per Bove, anticipato, poi Belotti la mette giù a destra, Christensen che si guarda intorno, viene chiuso ma la riconquista Pagano, per un attimo subisce fallo il nostro numero 60, palla fuori ma ha fischiato il direttore di gara, il signor Sciaia, i suoi assistenti sono Bregasi e Afdo. Punizione battuta, Llorente per Smalling, sale Mancini, accompagna qualche metro più avanti Bove che poi viene incontro, Mancini profondo verso il Sharawi che la dà di tacco per Belotti, al limite entrenare a Belotti, il tiro ribattuto forse fallosamente, forse è stato toccato mentre tentava il tiro in porta il Gallo Belotti, la palla finisce a Oscia che lo manda fuori, non ha fischiato il signor Sciaia, aspettiamo di capire dal replay cosa può essere successo, non si capisce molto bene dal replay che abbiamo appena visto, forse dal secondo replay, però
Baruti è impallato dal suo compagno, si capisce poco. Ancora a terra Belotti. Non sono entrati i medici della Roma, sta parlando con il direttore di gara, arriva anche il portiere Oscia. Si rialza adesso il Gallo. Rimessa laterale per la Roma, che restituirà ovviamente il pallone al Partizani. Lo fa adesso quando scade il decimo minuto di questo primo tempo. Partizani 0, Roma 0. Buscelain, avanti il pallone per Binsuka, chiude Llorente col petto, la mette giù, viene a sua volta chiuso poi Preca per Gueye in avanti, ancora Llorente di testa, alza un campanile, Bove indietro per Smalling che la deve rinviare di testa, ma trova Keiko, bravo Bove a rubare il pallone a Cote, e quindi Llorente per Spinazzola indietro su Chris Smalling che allarga il gioco sulla destra dove c'è Christensen, davanti a lui il Sharawi, si torna invece indietro da Mancini per Rui, si apre Llorente ma va a prenderlo Keiko. E allora palla dall'altra parte verso Christensen, da questi a Pagano che avanza, palla al piede, prova a servire il Sharawi, non ci riesce, la palla finisce a Baruti e ripartono loro con Oscia, il portiere al limite per Preca, centrodestra, si apre Adroi, palla invece profonda era per Keiko, anticipato da Llorente, poi Bove in avanti verso War, chiuso, la mette giù Pagano, verticale buona per Sharawi che può andare, entra in area di rigore il Sharawi, il pallonetto di Stefan, Roma in vantaggio, gran bel gol di Stefan El Sharawi. Partizani 0 Roma 1, 11:30 sul cronometro, il gol di Stefan El Sharawi. E Roma in vantaggio. Grazie ancora una volta, dobbiamo dirlo, e siamo contenti di farlo. Con Stefan El Sharawi, che ha quasi sempre timbrato in questo precampionato. E speriamo sia di buon auspicio per la prima di campionato fra una settimana contro la Salernitana. Riparte il Partizani con Bilali indietro verso Baruti, sul pressing di Belotti, apertura a destra, Droi lancia in avanti, Binsuka la mette giù bene il congolese, poi la recupera Bove, ma ancora il 24 del Partizani, la riconquista Bilali a sinistra per Buxelai che avanza, palla al piede, si ferma, la appoggia Gresda e quindi centralmente ancora verso Bilali, si apre Buxelai a sinistra, chiuso Gresda con un fallo, dice il direttore di gara, di Belotti su Bilali. E allora calcio di punizione per il Partizani, già battuto a destra per Adroi che prova ad andarsene a Spinazzola, si allunga troppo il pallone, finisce a terra, non c'è contatto tra lui e il nostro esterno sinistro, ci sarà allora semplice rimessa dal fondo per la Roma, 13:07 sul cronometro. Da un minuto e mezzo circa la Roma in vantaggio, gol, bel gol di Stefan El Sharawi. Intanto riparte Adroi per il Partizani, appoggio su Preca prima, a sinistra Buxelai, viene incontro Gueye, va a chiudere Christensen che manda fuori il pallone, rimessa laterale per i padroni di casa, lo stesso Buxelai sul pallone, poi in profondità Gresda, palla profonda verso Binsuka che secondo il signor Sciaglia subisce fallo. E allora calcio di punizione per il Partizani di Tirana, dalla sinistra vicini all'out, tre quarti offensiva, battuta da Cote per Gueye che allarga il gioco sulla destra verso Adroi, va a tamponare a War, Adroi si ferma, torna indietro da Preca nella propria metà campo, si stacca anche Gueye, si va direttamente dal portiere Oscia che chiama all'azione Bilali lungo l'out di destra, in due su di lui, viene chiuso da Spinazzola e War, la riconquista il nostro 22 per Diego Llorente prima
E poi Smalling nel cerchio del centrocampo, centrodestra per Mancini, viene incontro Pagano insieme a Christensen. Mancini serve Bove dal cerchio del centrocampo, in avanti Belotti, sponda Pagano, è partito il Sharawi, non visto, palla a Christensen, va dentro Belotti nuovamente, non visto. E allora palla indietro a Mancini prima, centro sinistra su Llorente che deve girare intorno a Checo, poi palla indietro verso Rui, rinvio in qualche modo, la palla va da El Shaarawy a Belotti, tre quarti offensiva, sale Spinazzola che viene servito lungo l'out di sinistra con calma indietro per Llorente, si fa vedere a Warra, riceve, smista su Bove vicino al cerchio del centrocampo, taglio dall'altra parte a destra dove c'è Christensen, giù col petto, sombrero, palla a Pagano che viene chiuso però poi fallo di Mancini, dice il signor Sciaia, fallo su Gresda. E allora calcio di punizione per il Partizani, 15:30 sul cronometro all'Arena Combetare. Partizani Tirana 0 Roma 1, gol di Stefan El Shaarawy 4 minuti fa. Oscia il portiere per Preca, limite della propria area di rigore, ancora Oscia, la riceve, viene incontro Gheie, poi si allontana, allora si torna da Preca, sempre al limite, si apre a Droi, servito il numero 44, pressing alto della Roma in questo frangente, palla per Binsuka che la perde, Spinazzola, Smalling nella loro metà campo, in qualche modo Pagano la mette giù, poi la palla sbatte sulle braccia praticamente di Smalling che interrompe l'azione e quindi l'arbitro fischia, punizione per il Partizani. Battuta da Droi per Buxelai dall'altra parte, lungo l'out di sinistra, dentro verso Binsuka, controllo difettoso, ripartiamo noi con Awar per Spinazzola, si fa vedere El Shaarawy, Spinazzola va in uno contro uno con Checo che forse commette fallo, si continua a giocare, palla indietro a Llorente, tre quarti di difensiva sul centro sinistra, avanza palla al piede lo spagnolo, sfinta l'appoggio a sinistra, poi prova la percussione, palla del Shaarawy, sponda indietro su Bove che richiama l'azione Smalling, allora torna Llorente che viene servito, tre quarti difensiva sul centro sinistra, Llorente taglia il campo dall'altra parte, trova Christensen uno contro uno con Buxelai, aspetta il rimorchio, va in verticale il pallone per Shaarawy, il cross in mezzo, colpo di testa a pulire da parte di Baruti, accorcia Bove, la riconquista e ripartiamo noi, tre quarti offensiva per Edoardo Bove che si appoggia a Smalling dall'altra parte a destra dove c'è Christensen, viene incontro Belotti, si torna da Mancini dalla mediana ancora per Smalling e quindi Llorente sempre all'altezza della metà campo, Diego Llorente, apertura a sinistra, Spinazzola verticale buona verso War che va in profondità, lato corto per Oussem Aouar, uno contro uno con Prega, aspetta il rimorchio, trova El Shaarawy al vertice, c'è anche Bove, palla dentro per Belotti, sponda sul Shaarawy, cosa zano tiro, bravo Gheie, in scivolata a rubare il pallone arpionandolo proprio, servendo indietro il proprio portiere che con un po' di difficoltà rinvia, Llorente col petto mantiene il possesso nostro, Aouar di suola per Bove, quindi Pagano, punta il limite Pagano, dentro il pallone per Shaarawy, ancora sponda Pagano, zona tiro, il tiro di Pagano fuori di poco, di un palmo circa alla destra di Oscia e questo è il secondo tiro verso la porta, l'altro era indirizzato nello specchio e cioè il gol di El Shaarawy. Tra fuori di poco da parte di Riccardo Pagano, rimessa dal fondo quando se ne sono andati 18 minuti e 37 secondi, Partizani 0 Roma 1. Eccolo il rinvio di Oscia, spezzato il pallone da Checo, finisce a Spinazzola, indietro verso Smalling, azione al pressing di Gresdo, bravo a girarla a destra verso Christensen che prova a prolungarla, Belotti è lontano, arriva prima Baruti, si appoggia a Buccellai, quindi Gheie che cambia gioco, va a destra dove c'è Adroi, all'altezza della metà campo, il numero 44, 1-2 con Checo, poi palla dentro, anticipo di Mancini su Bilali e rimessa laterale per il Partizani da destra con Adroi,
ritmi abbastanza sostenuti, al di là delle qualità tecniche differenti tra le due squadre. Sembra un buon ritmo in questa partita. Ricordiamo che ha già giocato il Partizan in gare ufficiali, è proprio a cavallo da tra l'andata e il ritorno del preliminare di Conference League. Noi invece siamo alla prova generale, fra una settimana poco più e un giorno ci sarà la prima di campionato contro la Salernitana. Adroid a destra, si butta dentro Keiko insieme a Binsuka, appoggia il pallone per Kote, poi a destra ancora verso Bilali, vicini al vertice, torna indietro da Gheye che fa ricominciare l'azione dal cerchio del centrocampo, prima Preka poi Baruti, e ancora Preka sempre nel cerchio del centrocampo sul pressing di El Sharawi, appoggio sulla destra dove c'è Bilali che riscarica sul numero 23, prima Gheye poi Bilali, centrodestra, riceve da Gheye che torna ancora da Gheye, ancora Bilali e quindi Baruti sempre cerchio del centrocampo, è partito Buxelai che poi torna indietro e riceve, viene incontro Bilali, si ricomincia prima da Baruti poi direttamente dal portiere Oscia, limite della loro area di rigore, Oscia verso Preka, ancora per il proprio portiere che smista sul centro sinistra verso Baruti, si fa vedere Gresda, palla a Bilali dentro proprio per Gresda, capita da Christensen che smista su Mancini, Bove, cerchio del centrocampo per Edoardo Bove che allarga a sinistra dove c'è Spinazzola, quindi Llorente che chiama l'azione Smalling, da questi ancora a Diego Llorente, avanza lui sopra la metà campo servendo Hussein Aouar e quindi a destra dove c'è Mancini, taglio centrale per El Shaarawy, sponda verso Pagano che è in posizione regolare da destra ma il pallone esce sul rimbalzo alto dopo la sponda di Stefan, palla fuori, rimessa dal fondo per il Partizan di Tirana. Sta ridendo il replay, si è uscito il pallone prima del tocco di Riccardo Pagano, riparte Baruti, centro sinistra, salta Christensen, va da Binsuka che fa da sponda a destra verso Adroi che è a campo, lo aspetta Spinazzola, raddoppio di Aouar, avanza Adroi, vertice dell'area di rigore, a rimorchio Keiko, riceve invece Kote, dentro il pallone era per Keiko, batti ribatti, il tiro di Kote finisce fuori di poco, sfiora la parte esterna della rete di Rui Patricio, tiro improvviso da parte del numero 20 albanese. Rui sembrava esserci sulla traiettoria di questo tiro, palla fuori comunque, rimessa dal fondo per la Roma, se n'è andato il primo quarto di match, prima metà di questo primo tempo, Partizani 0 Roma 1, gol di Stefan El Shaarawy, Spinazzola per Llorente, quindi Smalling verso Rui che chiama l'azione Mancini, lungo l'out di destra e viene incontro Christensen, riceve sponda in avanti su Belotti nella propria metà campo, Belotti, Mancini, palla profonda per El Shaarawy, fallo su Gianluca Mancini, era uscita al solito modo, solito per queste ultime partite che abbiamo visto la Roma dal basso con una buona trama e poi palla profonda di Mancini per El Shaarawy nello spazio, c'è stato fallo su nostro capitano, il direttore di gara Sciaia che va a richiamare l'autore del fallo, Baruti che chiede scusa a Mancini e torna indietro a riprendere il suo posto di centrale difensivo, si può ripartire, punizione per noi, la batte Smalling verso Llorente, ma ancora Smalling, cerchio del centrocampo, si fa vedere Bove, palla ancora Llorente, si apre a War, Llorente smista verso Spinazzola, quindi ancora Llorente che cambia gioco, va dall'altra parte a destra con un campanile verso Christensen, sponda indietro, sbagliata da parte di Rasmus Christensen, era per Mancini, finisce fuori, rimessa laterale per il Partizani, sul pallone c'è Buscelai,
che va indietro da Baruti e quindi direttamente il portiere Oscia. Limite della propria area, ancora Baruti, tre quarti difensiva, lungo l'out di sinistra, lancio verso Kresda, sponda su Binsuka, anticipo di Smalling, palla fuori, rimessa laterale per il Partizani da sinistra, ancora Buscellai sul pallone, palla per prima Bilali, poi a destra dove c'è Adroi, ancora Bilali che serve Gueye, è partito Buscellai sulla sinistra, lancio per lui, chiude la diagonale bene Christensen per Pagano che richiama l'azione, ancora il 43, verticale verso Belotti, capita da Baruti per Gueye, la mette giù il numero 14, subisce la carica fallosa da parte di Andrea Belotti. E allora calcio di punizione per il Partizani. All'altezza della linea mediana del campo, sul pallone c'è Gueye, serve Bilali nel cerchio del centrocampo, perde palla il Sharawi, dietro il pallone per Belotti, il gol del Gallo, 2-0 per la Roma al 26esimo, il gol di Andrea Belotti. Partizani 0 Roma 2, quindi dopo il Sharawi segna Andrea Belotti al 26esimo. E anche questa è una buona notizia, gol del Gallo, aveva rubato palla a Spinazzola servendo il Sharawi che chiama l'azione Belotti, limite dell'area, un passo incrocio verso il palo lungo e c'è quindi il raddoppio della Roma con Andrea Belotti e si riparte. Buscellai da sinistra indietro verso Baruti che si nella propria rigore, il portiere del Partizani, rimedio lungo sulla destra alla ricerca di Checo, la mette giù il 10, palla in avanti verso Binsuka, c'è in vantaggio Mancini che allontana il pallone, War, la spizza per Belotti che punta il limite, si sposta a sinistra, rimorchia anche il Sharawi, 2 contro 5, ancora Belotti, il tiro a giro, prende il giro sbagliato, forse rimbalza male il pallone prima dell'impatto, campo non in condizioni ottime, non ai livelli nella finale di Conference per intenderci, aspettiamo il replay per essere più chiari. Eh sì, forse si alza un po'. Il sì, si alza il pallone mentre sta calciando, la palla finisce alle stelle. Rinvio da parte di Oscia in avanti, Bove di testa che gliela mette giù, serve Koke che fa un buon numero, si appoggia a Gueye, Binsuka per Kresda, a sinistra chiama l'azione Buscellai, guarda dentro, il cross dentro, colpetto Llorente, anticipa tutti, se l'allunga, riesce comunque a servire il Gallo che sbaglia la sponda, Buscellai chiude Pagano, palla a Christensen, ancora per Belotti che se ne va in velocità, Baruti si sposta a destra, inseguito dal numero 30, va dentro Christensen, servito, c'è il Sharawi, palla per lui, è lunga, peccato di niente, la rincorre comunque Stefan, la fa sua vicino alla bandierina ma se la porta fuori. E allora la rimessa è per il Partizani da destra con Adroi sul pallone quando sta per scadere il 29esimo, 28:40 sul cronometro, Partizani 0 Roma 2. Spinazzola lungo l'out di sinistra, si ferma, torna indietro direttamente da Smalling, da questi a Pagano che si appoggia a Mancini all'altezza della linea mediana del campo, palla profonda, Sharawi sponda a destra verso Belotti, alto il pallone, Mataggio Buscellai che non fa arrivare Belotti sul pallone, riesce il Gallo a toccare il pallone ma dopo che è uscito. E allora rimessa dal fondo per il Partizani, battuta Gueye, limite della propria area di rigore, appoggio per Kresda,
quindi Koke, Preka e a destra Adroi, palla in avanti su Keko, si riappoggia ad Adroi che richiama l'azione indietro. Il numero 23 Preka al limite della propria area di rigore, da Preka a Baruti, sempre tre quarti difensiva, verticale su Gresda, seguito da Mancini fino quasi al limite della loro area di rigore, poi fischia il direttore di gara, fallo di Gianluca Mancini, calcio di punizione per il Partizani dalla propria metà campo. Andiamo a rivedere il nostro monitor, il pressing ripetuto di Mancini che è sfociato poi in fallo. Recupera palla la Roma, Spinazzola da sinistra, prova ad andarsene, viene chiuso da Bilali, palla fuori, rimessa laterale per noi da sinistra, tre quarti offensiva, lo stesso Leonardo Spinazzola sul pallone, dietro c'è Llorente, più avanti Awar. Palla indietro su Chris Smalling, tre quarti difensiva, da questi a Mancini, si apre Christensen, servito, va dentro Pagano, Christensen si riappoggia a Mancini prima, Smalling poi, Awar, ancora Gianluca Mancini, palla sul centro sinistra dove c'è il Sharawi in corso da tre, appoggio per Spinazzola che riscarica indietro su Llorente, verticale buona per il Sharawi, vertice dell'area di rigore, rimorchia War, sovrappone Spinazzola, servito Spina, entra in area da sinistra, il cross basso indietro, Pagano lo stoppa, finta l'appoggio, ancora Pagano, poi di finta il tiro, la parata, ancora noi con Belotti, tiro cross per Spinazzola, in area il tiro a giro fuori, di poco Spinazzola, Roma vicina al gol del 3-0. Con una buona azione da sinistra sfociata nel cross basso di Spinazzola per Pagano, finta l'appoggio a Sharawi, palla sul sinistro, tiro ben parato da Oscia, poi sul proseguo dell'azione Belotti l'ha messa in mezzo, Spinazzola non è riuscito a ribadirla in porta, provato il tiro a giro sul secondo palo, coefficiente di difficoltà elevata. Ora Binsuka a destra, il pallone per Keko, si fa vedere Kote insieme a Bilal, chiude Bove che subisce carica, si continua a giocare perché Awar è in possesso di palla, con calma indietro verso Rui, ripartiamo noi con Rui Patricio che si appoggia a Llorente, si apre Spinazzola, servito largo, viene incontro a Awar, si allontana, allora si torna da Llorente, lato corto della nostra area di rigore, avanza lui, palla al piede, poi serve ancora Smalling, lo spetta in posizione Binsuka, da Smalling a Llorente, mentre siamo entrati da un paio di minuti nell'ultimo quarto d'ora di questo primo tempo, 2-0 per noi, Spinazzola per Bove, cerchio del centrocampo, si allarga Christensen, viene a rimorchio anche Mancini, servito Mancini, davanti a lui Pagano, Christensen, si torna da Bove, tre quarti offensiva, quindi a War, dentro ancora per Stefan El Shaarawy, da questi a Christensen, cross secondo palo lungo per Belotti, riconquistato da Spinazzola al vertice, un paio di dribbling di Spinazzola su Bilal, la Spinazzola Bove, il cross dentro alto per Pagano, palla Baruti che gli è di testa indietro direttamente al proprio portiere Oscia che rinvia profondo, Binsuka la mette giù di testa, si ferma, torna indietro da Buscelai che si appoggia a Gueye, scarico a destra dove c'è Adroi a campo, deve andare a tamponare Awar, lo aspetta Spinazzola, il cross in mezzo, Smalling la prolunga di testa e la palla diventa facile per Rui che la mette giù col petto, mentre cominciano a scaldarsi in quest'ultimo quarto d'ora i giocatori della Roma che presumiamo entreranno nel secondo tempo, Pellegrini, Karsdorp, Cristante, Zaleski, Indica tra gli altri, forse il mister essendo l'ultima prima del campionato deciderà di cambiarle tutti, molti anche i giocatori del Partizani pronti ad entrare, non è escluso che ci sarà doppia formazione sia per noi che per loro. Riparte Spinazzola da sinistra, si fa vedere Bove, si guarda intorno a Spinazzola, aspetta un compagno, si ferma, serve il Sharawi,
dalla mediana si accentra Stefan e si appoggia a Smalling, scarico su Mancini, centrodestra, palla a Bove, sponda a destra dove c'è Christensen, ancora Bove, dietro il pallone per Gianluca Mancini e quindi Pagano a War, cerchio del centrocampo, Iorina. Se ne sa, non riesce, chiude il 44 Partitani, palla fuori, messa la trama verso l'offensivo, batterà Unism, Sharawi, campo per Christensen, se ne accorge Uwe, va che Mancini, finta l'appoggio Christensen e poi serve in Bob per Sharawi, Bob ancora, quindi Christensen torna a Mancini, serve 1-2 Christensen, stando rimessa dal fondo per la squadra, meno 10 più recupero al termine di questo primo tempo, Partitani 0 Roma 2, ricordiamo il gol di Rawi, 12esimo e 20esimo questo primo tempo, vince la seconda verso di Ghie del centrocampo, a sinistra verso Gresda, sulla Boucher, si aggreda, si fa vedere Coque, si va a destra Droi, Vellare, Rawi a tamponare, cross in mezzo, mette su quel fin Gresda, una schia ancora in Suga, chiude Crisen, serve in azzastra lui da parte di Gresda, fallo centrale te con questi questo fallo in azzola nostro, stiamo andando Cedesio, gol per il Pazzani, qua poi non si è andato a chiudere che Banzuka tirare sulla porta, il portiere a cambiare il portiere, ho visto Irko di questi helper partire verso la porta, sì. Uscito Osha, è entrato Kirko dopo 37 minuti, portiere titolare, la formazione di si riassorbe di Medici, soppica un po' caviglia destra, piede destro anzi più che aumentare indietro fuori dallo Spazzola, attenzione Llorente sul pallone, Spinazzola si Mancini ancora 6 e mezzo primo e poi trattato il recupero dal signor Acciaio per Iore, terza della linea mediana del poggio, ancora molto, quindi Mancini, Propagano, si chiama Mancini, avanza lui, ancora Iore, dettaglio il campo da parte, e tensione con Christensen che andare su dei Desani, per calcio lo dico match, quasi a del primo tempo, mercente destro offendo probabilmente War, così sul pallone Pelotto Bove, Llorente, Mancini in area di
Ecco il cross in mezzo. Insuka libera, non ancora War. La corpa poi paga contro il cross in mezzo, la mette giù Belotti, ma la riconquista Gresda. Tre quarti difensiva, si sposta a sinistra, va da Bukcelai e ripartono loro. Palla a destra per Adro, il tacco la lascia lì dove prega, gira a destra su Gueye, superata la mediana da parte di Maguette. Gueye, Bilali, ancora Gueye, serve centralmente Baruti, si apre Bukcelai a sinistra, servito, pressing di Christensen, verticale verso Keiko, è lunga. Mancini fa buona guardia, si appoggia indietro a Rui, che la deve alzare per il pressing degli attaccanti avversari. Palla viene deviata fuori da Baruti, rimessa laterale per la Roma, versante destro all'altezza della metà campo, battuta indietro per Mancini. Da questi a Llorente, Spinazzola, ancora Llorente, tre quarti difensiva, apertura a destra dove c'è Mancini che supera la mediana, è partita War, palla verso di lui è buona, la mette giù a War, poi chiude Adroi senza fallo, secondo il tiro di gara, forse c'era. Da Adroi a Gresda, chiama l'azione Gueye, sale Bukcelai a sinistra, servito, uno contro uno con Christensen, Bukcelai, raddoppio di Pagano, appoggio per Gueye, sempre tre quarti offensiva, ripiega anche Belotti, apertura a destra su Adroi, diventato capitano, l'uscita di Oscia, da Adroi indietro verso Preca, Bilali e quindi Baruti, cerchio del centrocampo, ancora Preca, centrodestra e a destra per Adroi, verticale su Gresda, si è spostato a destra, viene chiuso il numero 11 del Partizani, e lui forse l'ultimo a toccare il pallone, sì, allora la rimessa è per noi con Leonardo Spinazzola sul pallone. Appoggio per Awar, Spinazzola, profondo, sul pressing avversario, non riesce a servire il Sharawi e Belotti che erano avanti, la palla finisce fuori, la rimessa allora diventa per il Partizani di Tirana. C'è Adroi sul pallone mentre siamo entrati negli ultimi tre minuti di questo primo tempo, più eventuale recupero, Partizani 0, Roma 2. Binsuka a sinistra, il pallone per Keiko che avanza palla in piede, rincorso da Pagano, entra in area, salta Christensen e finisce a terra, gli dice di alzarsi il signor Sciaia, poi c'è il rinvio di Mancini, Bilali di testa in avanti verso Kote che viene chiuso da Pagano e poi fallo su Rasmus Christensen da parte di Keiko. Calcio di punizione per la Roma, facciamo un replay per capire se c'era o meno il fallo reclamato in precedenza, stiamo rivedendo quello su Christensen, ora vediamo quello, no, niente, tra Christensen e Pagano nessuno dei due è andato in contatto con il proprio avversario, giusta la decisione del direttore di gara coadiuvato da Avdo, il suo secondo assistente. Si riparte con Mancini per Pagano, a destra Christensen, verticale ancora Pagano, rincorso da Bilali, si ferma il 60 e ritorna da Mancini nella nostra metà campo, Mancini Smalling, cerchio del centrocampo, centro sinistra Llorente, sinistra Spinazzola, in due su di lui, palla centrale per Belotti, giù colpetto, appoggio su Bove, sale Mancini, Bove verticale per Pagano che si gira bene, va dentro Belotti, sale Christensen, palla per lui, sovrappone Mancini, mezzo in tre, il tocco indietro era verso il Sharawi, anticipato, poi la va a prendere Kote che la fa definitivamente sua, Bove chiude bene, allora Roma, Bove per il Sharawi, ancora Bove, quindi Christensen da destra, entra in mezzo, il cross lungo per tutti, anche per Awar che da sinistra stringeva verso il secondo palo, palla fuori, rimessa laterale per il Partizani, gli ultimi 60 secondi che iniziano adesso, il Sharawi recupera un pallone in area, linea di fondo, c'è Awar con Belotti, palla verso Awar, chiusa, finisce fuori, calcio d'angolo, il secondo per noi in questo primo tempo.
questa volta da sinistra, sempre Aouar sulla bandierina, e ancora Belotti, Bove, Llorente, Smalling, Mancini in area di rigore. Con Shaarawy, Pagano al limite, pronti per un'eventuale ribattuta. Pronto Aouar, eccolo il cross, secondo palo, anticipato Bove, Shaarawy al limite, al volo, tiro deviato, e ancora calcio d'angolo. Mentre entriamo nel recupero, che sarà di un minuto. L'angolo questa volta è da destra, sempre Ossem Aouar lo va a battere. Rimangono Belotti, Bove, con Llorente, Mancini e Smalling, questi ultimi due fuori dall'area, pronti ad entrare, e fuori all'area come sempre, come prima. E Shaarawy e Pagano, eccolo il cross in mezzo, Smalling anticipato, la palla finisce ad El Shaarawy, il cross secondo palo, Mancini chiuso, Aouar la mette giù, lato corto per Aouar, linea di fondo, il cross secondo palo, Smalling la sponda indietro, Bove di testa, palla alta. Su questo colpo di testa di Edoardo Bove, che è stata, presumiamo, l'ultima azione di questo primo tempo. Scade ora il primo e unico minuto di recupero. Infatti arriva il duplice fischio del signor Sciaia. Finisce qui il primo tempo. Partizani 0, Roma 2. Gol di El Shaarawy e Belotti, questo hanno detto i primi 45 minuti di gioco. Noi diamo la linea alla regia, la riprendiamo per il secondo tempo.
squadre di nuovo in campo all'Arena Combetare di Tirana per il secondo tempo tra Partizani Tirana e Roma. Partizani 0, Roma 2. Questa notte i primi 45 minuti di gioco, ci sono molti cambi in questo secondo tempo da una parte e dall'altra. Fra un po' cercheremo di essere più precisi, soprattutto per quanto riguarda il Partizani. Per la Roma vediamo Celik Karsdorp in campo insieme a Ndika, è entrato anche Nicola Zaleski. Ce l'hai intanto per il Partizani, anche Svilar in campo per noi. E fra un po' saremo precisi per capire, più precisi per capire disposizione delle due squadre, con Celik che va a fare il braccetto al posto di Mancini, Karsdorp che prende il posto di Christensen ovviamente. Davanti confermato Belotti, c'è anche il capitano Lorenzo Pellegrini al posto di El Shaarawy a fare la seconda punta, con Cristante in mezzo al campo. È rimasto Pagano in campo, Pagano, Cristante, Aouar e la mediana, da una parte Zaleski, dall'altra Karsdorp. Palla profonda, no, Mancini è rimasto, chiedo scusa, è uscito Smalling. Mancini fa il centrale con Ndika a sinistra. Roma che avanza, sponda di Belotti verso Pagano, viene chiuso, poi Celik a destra per Karsdorp che prova a servire ancora Pagano, chiuso a sua volta. Cresta subisce fallo e allora calcio di punizione per il Partizani di Tirana, fallo di Zeki Celik. Punizione battuta, ripartono i padroni di casa, è rimasto Buccellai così come Baruti in campo, servito proprio il numero 30, in avanti il pallone riconquistato da Ibrahimi. Ndika chiude tutto, poi Cristante per Celik, Karsdorp e palla indietro ancora verso Zeki Celik. Da questi a Gianluca Mancini, tre quarti difensiva, poggio per Pagano, a destra Karsdorp, verticale su Belotti, dentro Pellegrini, su Belotti arriva Baruti, poggio indietro per Karsdorp, zona cross, taglio di Pellegrini non visto, servito Cristante, anzi prova a servire Cristante, Cresda riesce a rubar palla, ripartono loro, lancio in verticale con Ndika che va a chiudere su Brice, entrato al posto di Binsuka Birkay, rimessa laterale per i padroni di casa, battuta Baruti, allarga a destra verso Buccellai, chiude Pagano, ripartiamo noi con Belotti che punta il suo diretto avversario, riesce a saltarlo, gli torna a Baruti, subisce una carica non fischiata dal direttore di gara, palla finisce fuori, rimessa per noi, vediamo la decisione, che forse c'è stato preso il provvedimento per la spinta di Andrea Belotti su Baruti, preso anche una botta sul volto involontaria al gallo da parte del numero 30. Rimessa per noi, Celik, servito indietro Mancini, si apre Ndika, riceve, poi palla a Zaleski, chiuso, finisce fuori il pallone, rimessa laterale per noi. Da sinistra Nicola Zaleski, appoggia per Ndika, quindi Mancini,
da questi a Zecchi Celik. In avanti il pallone per Pagano, ancora Celik, richiama l'azione Mancini sul pressing di Checo che è diventato prima punta. Mancini in avanti per Pellegrini tra le linee, è partito Belotti, verticale per lui, è buona, riesce solamente però a toccarla il Gallo, finisce fuori il pallone, rimessa laterale, anzi dal fondo, chiedo scusa, per i padroni di casa. Con il loro portiere. Che rinvia, Mancini riconquista. Poi Pellegrini in avanti verso Belotti, va a chiudere Baruti, Belotti ruba in area di rigore da destra, rimarchio Mancini e Pagano, palla per Pellegrini che a sua volta viene chiuso e allora ci sarà calcio d'angolo, il primo calcio d'angolo del secondo tempo per noi, che ne abbiamo battuti 3 nel primo, nessuno fino adesso. Il Partizani angolo da destra, Ossem Awar sul pallone, eccolo il cross in mezzo, colpo di testa pulita, la palla che finisce a Pellegrini da sinistra, rimorchio riceve Zaleski, si gira Zaleski, la vuole davanti a lui Celik, rimasto in posizione dalla sinistra, palla invece a Pellegrini, Cristante, Pellegrini indietro per Zaleski, ritornano Mancini e Ndicka nella propria metà campo, Karsdorp per Mancini, quindi Awar cerchio del centrocampo, a destra Karsdorp, lancio profondo verso Celik, anticipato poi Buscelai, riesce a far su il pallone per un attimo perché se lo porta fuori, rimessa laterale per noi con Rick Karsdorp sul pallone. La Pellegrini, Celik in qualche modo indietro verso Ivan Ndicka sul pressing di Birkay, appoggio verso Miles Vilar, primo pallone toccato per il nostro secondo portiere, ancora Ndicka, ancora Svilar sul pressing di Checo, apertura a centrodestra Celik, a destra Karsdorp, pressing di due, deve tornare indietro, servire Celik, Pagano, Mancini in avanti, Pellegrini, usciamo bene, è partito Zaleski lontano dall'altra parte, palla profonda e per lui è buona, davanti Belotti, va dentro Awar, avanza Zaleski, arrivano anche Pagano e Pellegrini, da sinistra Nicola, punta il vertice, finta e controfinta, ancora Zaleski, il cross dentro, palla ribattuta, è buona per Awar, si gira il tiro, la parata e poi il rinvio da parte della difesa del Partizani con Grezza, e questa è un'occasione per noi, rimessa laterale battuta, Zaleski, Pellegrini, Zaleski, Pellegrini da sinistra pronto al cross, Ibrahimi su di lui, poggio indietro per Awar al vertice, cross dentro, Belotti anticipato, poi seconda palla per Gresda, in qualche modo fa da sponda e poi c'è il rinvio in avanti nella zona di Checo con Mancini però in anticipo che la manda fuori, rimessa laterale per il Partizani, anzi no perché la va a riconquistare Baruti, indietro per Chirco il portiere, quindi prima Preca poi Grezza, palla a destra verso Bilali, anzi era Birkay, viene anticipato, messa laterale già battuta, la profonda ancora per Birkay, chiuso, ripartiamo noi con Zaleski per Awar e quindi appoggio per Gianluca Mancini, tre quarti difensiva, 8 e 18 sul cronometro nel corso di questo secondo tempo, sempre Partizani 0 Roma 1, alza lo sguardo Pellegrini, lancio profondo verso Awar, chiuso poi Bilali, riconquista il pallone, riparte il Partizani di Tirana con Celai, finisce a terra Ibrahimi, e allora calcio di punizione battuto P-
per Bilali, prima Preca poi, e quindi Grezza lungo l'out di destra, servito Bircai alla deviata, finisce fuori, rimessa laterale per il Partizani, ancora Grezza da destra, fratello Bircai, va dentro Celai, appoggio invece prima su Preca e poi sul portiere Chirco, che chiama all'azione Baruti, ancora verso il proprio portiere, limite della propria area, centrodestra su Preca, sempre al limite della sua area di rigore, avanza qualche passo, poi recuperiamo palla noi con Belotti per Pellegrini, lato corto a sinistra, un paio di finte, appoggio indietro, Pagano, il tiro ribattuto, ancora Pagano in qualche modo, la palla finisce al portiere Chirco, che subito rinvia lungo il pallone verso Checo, che lo mette giù bene su Ndicka, bene Ndicka, bene Ndicka, glielo ruba, serve Pagano, ripartiamo noi da destra, Karsdorp chiama l'azione, Zeki Celik da questi a Cristante nel cerchio del centrocampo, Cristante per Pellegrini, Awar, sale Zaleski insieme a Ndicka, servito il secondo, Ndicka torna indietro da Luca Mancini, quindi Pagano che si gira davanti a lui, Belotti a destra, Karsdorp riceve dentro Pellegrini, Karsdorp, Cristante, la vuole Awar, palla a Pellegrini, sponda Pagano che va a destra da Karsdorp in due e mezzo, il cross dentro, anticipo di Baruti sul Gallo Belotti, palla fuori, ci sarà calcio d'angolo per noi, secondo angolo del secondo tempo, quinto in totale, versante destro offensivo, vediamo ora l'intervento di Baruti, angolo da destra, c'è Lorenzo Pellegrini sul pallone, salgono i centrali, eccolo il cross in mezzo, la sponda, anticipato Celik, poi Pagano prova a rimetterla dentro, Baruti di testa a pulire, ancora Pagano di testa verso Ndicka che però è fuori gioco, si disinteressa del pallone che finisce al Chirco e riparte subito il Partizani, Checo da destra con calma invece, torna indietro ancora dal proprio portiere, quindi Baruti limite della propria area di rigore, pressing di Pellegrini, servito sul centro destra Preca, un incontro Ibrahimi insieme a Celai, servito Checo che la perde, e allora riparte la Roma, Mancini, tanto qualche problema per il centravanti del Partizani che è rimasto a terra, si rialza e possiamo ripartire, Ndicka centro sinistra tre quarti difensiva, viene incontro Cristante, si fa vedere Pagano, appoggio corto su Mancini, ora Pagano, finta di Pagano, finisce a terra, non c'è fallo, allora palla a Gresda, tre quarti offensiva in avanti, il pallone per Celai, quindi Ibrahimi che se ne va a Pellegrini, finisce a terra, non c'è fallo forse, o forse sì, vediamo la decisione del direttore di gara, sì c'è fallo, calcio di punizione, intanto stanno per arrivare degli altri cambi per il Partizani, abbiamo visto Zara e Rapai, vediamo se entreranno adesso o dopo, intanto però c'è questo calcio di punizione con Gresda, ci sembra andare sul pallone, anche Atanaskoski sta per entrare, Gresda sul pallone, vicino a lui Buscellai, tanto qualche problema per Pagano, per fischiare il direttore di gara, pronto Gresda al tiro, eccolo il tiro potente, alto però, finisce fuori, rimessa dal fondo per noi, arrivano i cambi per il Partizani, entra Zara che è un centravanti, vediamo al posto di chi,
con Atanaskoski sulla sinistra, ma bisogna aspettare ancora qualche attimo. Messa laterale per noi da destra, è rientrato anche Riccardo Pagano in campo. Messa laterale battuta per entrare anche Sota. Svilar nella propria area di rigore mentre se ne sta per andare il primo quarto d'ora del secondo tempo. Partizani 0 Roma 2, ritmi più alti nel primo come spesso succede queste amichevoli pre sulla Cardor, prova a tracciare il filtrante Pagano, non ci riesce. Rimessa laterale battuta, Pagano per Pellegrini, indietro verso Cristante, chiuso però, riconquistiamo comunque palla noi, Pagano non riesce a tenerla in campo. Ci sarà rimessa laterale per il Partizani di Tirana, versante sinistro difensivo, sul pallone c'è Buscellai, battuta indietro per Baruti e quindi Preca, appoggio sul portiere Chirco, da questi a Baruti, lato corto della propria area di rigore, ancora per Bilali, su di lui Pagano che non lo molla, commette però fallo secondo il direttore di gara. Allora calcio di punizione per il Partizani, battuta indietro per Chirco, a destra verso Grezza, palla in verticale su Checo, chiusa dalla retroguardia della Roma con Zeki Celik che avanza e smista a destra dove c'è Karsdorp, va dentro Awar, si va centralmente da Cristante, adesso Awar e Pagano hanno cambiato le loro posizioni. Eccolo Pagano sul centro-sinistra a servire Ndicka e quindi Mancini, cerchio del centrocampo, pressing di Checo, apertura sul centro-destra Zeki Celik che alza lo sguardo, chiama all'azione Karsdorp, va dentro Awar, viene incontro Cristante, si ferma Karsdorp, ricomincia da Celik, ora Cristante. Tre quarti offensiva centro-sinistra dove c'è Pagano che la mette giù bene e chiama all'azione Zaleski, uno contro uno con Grezza per Zaleski, quasi linea di fondo per Nicola, il cross in mezzo, Awar, la sponda, la girata di Belotti, la parata di Chirco e questa è stata una bella girata e una bella parata da parte del portiere del Partizani. La Roma un passo dal gol del 3-0, bella l'azione di Zaleski, sponda di Awar, la mezza rovesciata di Belotti, meritava forse una fine migliore questa azione, peccato. Ancora Belotti sul pallone, questa volta viene chiuso, allora riparte Ibrahimi, a destra ce l'ha il cross, rinvio di Cristante, palla che sta per uscire, la tiene in campo, anzi no, Belotti, la rimessa laterale per il Partizani e arrivano i cambi. Sono 5 se non abbiamo visto male, entra sicuramente Atanaskoski al posto di Buscellai, abbiamo visto anche Zeccoli con Muratai, Rapai l'avevamo visto, cambiano praticamente tutti, Rapai. È entrato anche Sota, è una nuova squadra per il Partizani di Tirana, anche Taipi in campo. Sono usciti praticamente tutti quelli che avevano iniziato il match. Si può ripartire con Chirco in possesso di palla. Palla a destra per Grezza. Rinvio lungo, il pallone cerca di Sota,
anzi di Zara, anticipato, ripartono loro. Taipi dentro ancora verso Zara, a sua volta ancora anticipato, poi Mancini la salva su Rapai e palla rinviata da Preca, che è rimasto in campo. Conquista Karsdorp, che mette un po' in difficoltà Svilar. Atanaskoski, viene chiuso da Zeki Celik e poi fallo su Andrea Belotti. Calcio di punizione per noi. Battuto Pellegrini, indietro il pallone, sta per entrare anche Ola Solbakken. Attenzione al tiro di Belotti, parato agevolmente dal portiere avversario, che poi però sbagliano loro nel disimpegno e ci sarà rimessa laterale per noi. Vediamo se nel precedente il lancio per Belotti da sinistra non è riuscito a chiudere con il sinistro. Rimessa laterale, battuta per Mancini da destra, in avanti Karsdorp, quindi Awar. Batti e ribatti lo favorisce nuovamente, poi forse fallo di Memeti su di lui, sì, arriva il fischio di Sciaia. Calcio di punizione per noi, fallo del neo entrato Memeti, ne è entrato come quasi tutti. Pressione per noi dal centro-destra, entra Ola Solbakken al posto del gallo Belotti. Buona la prestazione di Belotti al di là del gol, che insieme a quello di El Shaarawy sta decidendo questa ultima amichevole precampionato della Roma. Gol arrivato al 26esimo con un buon destro a incrociare da destra sul palo lungo. Entra la Solbakken e andrà a fare probabilmente lui il centravanti, anzi sicuramente, tra lui e Pellegrini non credo ci siano dubbi. È proprio Pellegrini che sta per battere questo calcio di punizione dal centro-destra, pronto al cross, ecco il cross in mezzo, palla per Ndicka, il tiro respinto e poi rinviato da Preca in due tempi, direttamente dall'altra parte dove c'è il solo Miles Vilar. Nella metà campo della Roma fa su il pallone con i piedi, se lo porta in area, aspetta che tornino i compagni che si ridispongano. Arrivano adesso Ndicka vicino a lui insieme a Mancini e Celik che riceve. 21 e 41 sul cronometro nel corso del secondo tempo, Partizani 0 Roma 2. Roma che riparte con Cristante per Pagano, Pellegrini, Pagano ancora, ma l'arbitro tocca il pallone, la palla sbatte sull'arbitro. Però deve interrompere l'azione del direttore di gara, che la scodellerà per noi. La consegna a Cristante, si riparte con Cristante per Mancini, cerca il centrocampo, ancora Cristante, palla in verticale, Solbakken che la tocca con un braccio. Solbakken, abbiamo detto che avrebbe fatto il centravanti, ci sembra stia partendo più da destra, non nell'azione precedente. Grezza per Preca, indietro al portiere Kirko che scarica su Kocan, e ancora Kirko, finta il lancio, si riappoggia al numero 17 Kocan, ancora Kirko davanti alla propria porta, il quale gira a destra il pallone dove c'è Zeccoli. Grezza indietro ancora a Kirko, che chiama l'azione Muratai lungo l'out di sinistra, approfonda alla ricerca Memeti, anticipato, la riconquista Awar, ancora Memeti va a commettere fallo. Muratai, chiediamo scusa, no, Memeti commette fallo, c'era anche Muratai. Punizione per noi quando se n'è andata a metà di questo secondo tempo. Sempre Partizani 0, Roma 2, i gol lo ricordiamo entrambi nel primo tempo, al 12esimo El Shaarawy, 26esimo Belotti, è stato fatto come se fallo su Awar, in realtà poi anche Awar aveva strattonato, infatti la punizione è stata assegnata
al Partizani, lancio lungo verso Birkay, anticipo di Ndika e rimessa laterale per i padroni di casa con Preca sul pallone, dietro per Sota e quindi il portiere Kirko. Viene incontro Muratai, Kirko si riappoggia a Sota, palla per Memeti, buon numero su Pagano e appoggio verso Kocan, centro-sinistra, tre quarti difensiva, avanza il numero 17, si riappoggia a Sota e quindi Preca lungo l'out di destra, davanti Birkay, Tai con Memeti che fa ricominciare l'azione ancora dal centrale difensivo Sota, da questi sinistri. Muratai vuole l'una, viene per ripartire, c'è il ponte in mezzo, la Celia sta per frenare, la scarica a destra dove c'è Solken vicino alla bandierina, aspetta un rimorchio, trova Carla una metri più indietro, questi ricomincia con Mani, c'è centro di centrale più avanzato, scriste Palmizzo di lui, l'uno pallona in prova di Pellegrini, spesso più avanzato di Solbakken in queste azioni. Ora War per Cristante, è partito Pellegrini, palla per lui capita da Sota che anticipa poi anche Solbakken. Kocan torna indietro dal portiere Kirko sul pressing di Solbakken, morbida a destra, forse ha cambiato anche il portiere, sembra di vedere Tari nella porta del Partizani. Aspettiamo un replay per capire che il portiere, la regia non ci aiuta in questi casi. Munizione battuta da Zaleski, Ndika, siamo entrati negli ultimi 20 minuti di questa ultima amichevole precampionato. Mancini, Pellegrini, sponda Cristante, palla in avanti verso Solbakken, parte davanti a lui Pagano, viene però chiuso Solbakken e allora palla rinviata verso Taipi, lancio profondo su Zara, rincorso da Mancini che la tocca, palla fuori, rimessa laterale per il Partizani, da sinistra c'è Zeccoli, battuta, appoggio su Rapai, riconquista Ndika e ripartiamo noi. Solbakken chiuso, la va a riconquistare lui per un attimo perché Preca la fa sua. Taipi la riconquista definitivamente, si fa vedere Memeti servito nel cerchio del centrocampo, quindi Kocan, si apre Muratai, palla a sinistra per lui, il tacco in avanti capito da Celik che subisce fallo da Tanaskoski non fischiato. Allora ripartono loro, Rapai, Mancini, non lo fa arrivare sul pallone che finisce fuori, rimessa dal fondo per noi, qualche problema per Zeki Celik per la botta ricevuta prima, infatti entrano i medici in campo, stiamo vedendo al replay, è netto il fallo su Celik da parte di Atanaskoski. Non è stato però fischiato, calcio di punizione da parte del direttore di gara, era anche da giallo questo fallo probabilmente, non semplicemente calcio di punizione. Vediamo nuovamente, netto l'intervento da parte del numero 3 del Partizani. Si ripartirà con una rimessa dal fondo per noi, si è rialzato Celik, accenno l'arbitro, deve aspettare che venga rimesso in campo il pallone prima di poter rientrare. La palla è tra i piedi di Svilar, ancora deve battere, la sua sinistra Ndika, la sua destra c'è Mancini, servito Mancini, si apre Karsdorp che incontra War, servito, sponda su Cristante che deve alzare il pallone in direzione Solbakken, fallo su Solbakken da parte di Kocan, ha preso proprio una gomitata sulla mandibola, sullo zigomo,
È la quarta volta. È la quarta volta, se ci sembra di capire quello che sta dicendo il mister al direttore di gara. È una brutta botta da parte di Kocian. Si è rialzato comunque Solbakken. Ndicka per Mancini, cerchio del centrocampo, ancora Ndicka, chiama l'azione Zaleski a sinistra, viene incontro Cristante. Zaleski non riesce a trovare l'imbucata che era per Pagano. La palla finisce fuori, rimessa laterale allora per loro con Preka sul pallone indietro per Sota, e quindi Kocian si apre a Tanaskoski. Apertura invece dall'altra parte su Sota, che finta il lancio, gira intorno a Pellegrini, riscarica sul proprio portiere che è ancora Kirko, lo confermiamo. Servito Mimeti, indietro ancora per Kirko che apre verso destra, trova però Ndicka. Da questi a Zaleski, Mancini, ripartiamo con Mancini che alza un campanile in zona Pellegrini, mentre qualche polemica tra l'allenatore del Partizan e il quarto uomo, se non abbiamo visto male. Riparte Sota, si gioca a meno questo secondo tempo. Taipi a destra per Preka, viene incontro Zara, poi si allontana, la vuole Celai, si va invece a sinistra da Mimeti, palla in avanti per Rapai, poi Ndicka chiude con un fallo, con un braccio su Muratai, dice il direttore di gara. Allora calcio di punizione per il Partizani, siamo qualche metro oltre il limite dell'area di rigore. Ma sì, la tocca col braccio, la tocca col braccio. Punizione sul pallone, ci sono Muratai, Rapai e Zara, sembra quest'ultimo volerla battere fino a lui. Muratai, vediamo chi andrà. Si allontana Muratai, sarà Zara a battere questo calcio di punizione. Eccolo il tiro alto, qualche metro sopra la trasversale. E allora rimessa dal fondo per la Roma, entrati da un minuto nell'ultimo quarto d'ora di questo match. Partizani 0, Roma 2. Ndicka per Svilar davanti alla propria porta, viene incontro Mancini, insieme a lui Cristante. Svilar si guarda intorno, tanto polemica era tra i due allenatori, tra le due panchine. Tanto ripartono loro, palla per Zara al limite, è in fuorigioco però il 22. Polemica ancora probabilmente per il fallo in precedenza di Kocian su Solbakken. Adesso hanno giocato due partite, una sul campo che interessa forse meno rispetto a quella a bordo campo tra i due allenatori. Con il quarto uomo intento a dirimere la questione, ma non ci sta riuscendo, così ci sembra, tra Mourinho e Zekic. Ndicka a sinistra per Zaleski, alza il pallone verso Awar, anticipato da Sota, si alza un campanile, Pagano riconquista il pallone, torna indietro dalle parti di Ndicka, lo costringe a tornare indietro ma subisce anche fallo Riccardo Pagano. Allora calcio di punizione. A sinistra, tre quarti difensiva, lancio profondo verso Awar, al limite Awar in area di rigore, ancora Awar, attacco per Solbakken che perde l'attimo, peccato. Pellegrini riconquista, la riperde, la fa sua Kocian per Mimeti. Celik dice no, Awar per Cristante, lancio a destra, Karsdorp di prima dentro per Solbakken, anticipato. Ripartono loro con Atanaskoski da sinistra, chiude Celik, chiude Awar in scivolata. Palla a Solbakken, sfila direttamente il portiere verso Kirko.
Intanto non ci si placa tra due panchine, non è un litigio, stanno parlando in modo abbastanza acceso ma non irruenta. Intanto viene richiamato Aouar dal mister, esce dal campo. Non abbiamo visto il cambio però. Beh, anche perché non c'è nessun altro. Stiamo giocando in 10 in questo momento. Mister ha tolto Aouar dal campo. È uscito anche Preca. Non si è capito molto. Con Pellegrini adesso torna al centrocampo, la Roma in 10 in questi ultimi minuti, anche perché oltre a Boer ci sarebbe Maras Kumbulla, Ndicka, Pellegrini, Solbakken, Celik, Cristante e Zaleski erano già entrati. Entrambe le squadre giocano in 10 questi ultimi minuti. È uscito Preca, non è stato sostituito neanche lui, perché anche loro avevano finito i cambi. Sota, palla a destra verso Zeccoli, quindi dall'altra parte su Rapai, su di lui Pellegrini, appoggio indietro verso Sota ancora nel cerchio del centrocampo, la vuole Muratai, palla per Sara, sponda e poi lancio a destra Tanaskoski, uno contro uno con Karsdorp, dentro per Rapai, allungo il pallone, finisce fuori, fa buona guardia Zeki Celik, palla fuori, rimessa dal fondo per noi, e si entrano negli ultimi 10 minuti più recupero di questo match. Partizani 0 Roma 2, entrambi gol nel primo tempo delle due punte della Roma, Sharawi e Belotti, Svilar per Ndicka nella propria area di rigore, si guarda intorno a Ndicka. Palla a Svilar per Ndicka ancora. Si fa vedere Cristante, si torna ancora da Mile Svilar. In avanti per Pellegrini tra le linee, a campo Lorenzo, avanza, c'è Karsdorp a destra, accompagna anche Zeki Celik con Pagano dall'altra parte che riceve, si apre Zaleski, palla per lui, uno contro uno con Zeccoli, raddoppio di Taipi. Appoggio indietro per Cristante, quindi Ndicka, ancora Zaleski, sempre per Ivan Ndicka. E da questi a Mancini, cerchio del centrocampo, centrodestra Celik, ma in profondità Solbakken, apertura per Karsdorp che si appoggia a Cristante. È partito Zaleski nuovamente, lancio per lui, va dentro Pagano, Zaleski lo serve, in area Pagano da sinistra, indietro per Solbakken, il tiro sbagliato di Solbakken, stava per diventare un assist per Karsdorp, la palla sulla palla ci arriva però prima Kirko, e allora riparte il Partizani. Tanto sta per entrare anche Tari, il terzo portiere, un bambino. Rapai all'altezza della mediana, a sinistra Tanaskoski, indietro il pallone per Kocan, e quindi sul centro destra dove c'è Taipi, da questi a Zeccoli, ancora Taipi, si fa vedere Memeti, palla invece indietro su Sota nel cerchio del centrocampo, e a sinistra verso Rapai, da questi a Memeti, tre quarti offensiva, va dentro a Tanaskoski, poi si ferma lungo l'out, palla dentro alla ricerca di Zara, lo trova, entra in area ancora Zara, finisce a terra, rigore, calcio di rigore, fallo di Zeki Celik, dice il direttore di gara, aspettiamo di vedere il replay per capire se c'era o meno questo calcio di rigore. Protestano i giocatori della Roma. Zara va in slalom. Complicato tiro, non mi è sembrato l'abbia toccato. La mossa con la gamba Celik la fa, ma onestamente non mi è sembrato di vedere un contatto.
poco importa, per carità. Tanto calcio di rigore per il Partizani, mentre entriamo nell'85esimo minuto di gioco. È pronto Sara sul pallone. Sara contro Svilar, fischia, sta per fischiare il direttore di gara, fischia adesso, va Sara con il destro, il gol del Partizani di Tirana, che accorcia le distanze all'85esimo con il suo centravanti, che è quello titolare, mentre arriva l'ultimo cambio, entra Tari, il terzo portiere. Gli ultimi 5 minuti, poi ci sarà il recupero che pensavamo non avrebbe dato il direttore di gara, visto che la partita adesso è ritornata in bilico. Probabilmente un paio di minuti li darà, visto anche, pensavamo non l'avrebbe dato, visto anche si sta giocando 10 contro 10 per scelta delle due panchine, non per espulsioni. Gol di Zara, quindi Partizani 1 Roma 2. Ndicka a sinistra per Zaleski, indietro ancora Ndicka, limite la propria area di rigore, appoggio su Miles Vilar, e quindi Zeki Celik lungo l'out di destra, vuole Karsdorp, palla profonda invece alla ricerca di Solbakken, chiuso, la rimette giù Karsdorp che rilancia in avanti, sempre verso Solbakken, c'è Sota in vantaggio che anticipa, finta il lancio, si appoggia al portiere Tari, da questi centrodestra su Zekoli e quindi Memeti, tre quarti difensiva a sinistra verso Atanaskoski, altezza della metà campo, finta il lancio, entra nel campo, prova a saltare Karsdorp, poi si ferma e ritorna da Memeti, dall'altra parte su Sota, al cerchio del centrocampo, e centrodestra verso Muratai, palla profonda alla cerca di Birkai, anzi Zekoli, chiude Zaleski per Cristante, Ndicka lato corto della propria area di rigore, servito Mancini al limite, quindi palla per Pellegrini, stop e appoggio su Ndicka a sinistra verso Nicola Zaleski, lungo l'out, appoggio centrale, Cristante la perde, attenzione a corazzare il tiro alto dal limite, ha avuto la possibilità del pareggio il Partizani con questo intervento di Muratai su Cristante, che ha spianato la strada al limite a Zara, che ha provato il tiro di potenza, la palla si è alzata molto sulla trasversale di Svilar, rimessa al fondo per la Roma, 3 minuti e più recupero da giocare, Partizani 1 Roma 2. Svilar fa cenno ai suoi di salire, non ci sarà il tocco corto, ci sarà il rinvio lungo, eccolo il rinvio nella zona però di Sota, palla a Zekoli e riparte il Partizani. Taipi indietro ancora verso Sota, quindi sempre Taipi, si fa vedere Birkai, servito Muratai, Sota e ancora Taipi nel cerchio del centrocampo, da questi a Kocan, sempre cerchio del centrocampo, e quindi apertura a sinistra verso Memeti, davanti a lui Atanaskoski, la palla non era per lui, era per Rapai, viene chiusa da Pellegrini, finisce fuori, rimessa laterale per il Partizani da sinistra, la batte Atanaskoski per Memeti e quindi Taipi, tre quarti offensiva, sempre a destra Birkai, il cross in mezzo, Mancini anticipa Zara, poi Rapai al limite, spalla alla porta, la gira, la vuole Atanaskoski sulla sinistra, Memeti lo serve, eccolo Atanaskoski, appoggio indietro su Rapai, alla profonda, anticipo di Celik, palla che però ritorna a Memeti, risale Rapai, Memeti
appoggia centralmente su Muratai, quindi Sota, cerchio del centrocampo, centro-sinistra ancora Mehmeti, e quindi Rapai si riappoggia sempre a Mehmeti, ancora Taipi e quindi ancora Sota. Entriamo ora nell'ultimo minuto, poi sarà il recupero. Partizani 1 Roma 2. Muratai per Kocan, a sinistra su Rapai che si ferma, chiama l'azione Kocan ancora, che apre il gioco sulla destra, poi c'è Zeccoli ancora per Muratai, fallo su Muratai di Cristante, dice il direttore di gara. Calcio di punizione per il Partizani, ultima azione forse almeno prima del novantesimo, prima del recupero. Fallo di Cristante, ha tirato la maglia. Tutti al limite i giocatori del Partizani, c'è Muratai sul pallone, 4 di recupero iniziati adesso. Il cross in mezzo, Karsdorp a pulire, la palla resta però in area, Kocan indietro, il pallone per Birkay che si appoggia a sinistra, Tanaskoski, quindi Rapai, il cross in mezzo verso Zana, colpo di testa ma fallo di Zana su Mancini, anzi fallo di Sota su Mancini, e calcio di punizione per noi. 30 secondi se ne sono andati, mancano ancora 3 minuti e mezzo al termine del recupero. Partizani 1 Roma 2. È pronto Milesvilar al rinvio, accorcia davanti a lui Indica insieme a Celik, la salgono i tre attaccanti del Partizani. Svilar fa cenno ai suoi di salire, ci sarà il rinvio lungo. È pronto ora Svilar che va verso destra alla ricerca di Pellegrini, palla sfila, finisce fuori, toccata da Muratai. Rimessa laterale per noi, versante destro offensivo, c'è Rick Karsdorp sul pallone, glielo consegna Solbakken che si posiziona davanti a lui insieme a Pellegrini, dietro c'è Celik, dal centro accorcia Cristante, punto Karsdorp a rimettere in campo questo pallone. Arriva Cristante ancora insieme a Pellegrini che incrocia con Solbakken, palla verso la Solbakken, di testa per Pellegrini, lato corto, prova ad entrare in area, viene chiuso da tre, la riconquista lui, Solbakken per Cristante, va dentro Pagano, palla al centro sinistra per Zaleski che punta l'uomo sull'esterno, il tiro cross ribattuto, ancora Zaleski, il contro cross non viene deviato, finisce fuori. Ci sarà rimessa dal fondo per il Partizani, siamo a metà del recupero, si giocherà ancora per 2 minuti. Partizani 1 Roma 2, avanza Muratai, scarico su Rapai all'altezza della mediana dalla sinistra, Mehmeti cerchio del centrocampo, sale Sota, si va da Zaccolli, si appoggia a Birkay, si accentra a Birkay, serve Rapai al limite, Rapai il tiro fuori non di molto, alla sinistra di Svilar che comunque era sulla traiettoria del pallone, qualora il pallone fosse andato nello specchio della porta. Ne vediamo nel replay da dietro il tiro di Rapai, sì, palla fuori abbondantemente alla sinistra di Svilar. Ultimo minuto di gioco iniziato, pronto Svilar al rinvio, eccolo il rinvio di Svilar verso sinistra, Cristante la spizza, viene chiuso Mehmeti, Pellegrini la allunga, Mehmeti ha preso forse una testata, è stata una testata tra lui e Cristante, infatti ferma in gioco il direttore di gara, Cristante si massaggia la testa, invece il giocatore albanese è rimasto a terra, allora l'arbitro ha interrotto il gioco, si rialza Mehmeti,
Ripartirà con una palla scodellata per Sota, forse ultima azione, mancano 10 secondi al termine del recupero. Riparte il Partizani, recupero che scade adesso. Secolli da destra in avanti verso Memeti, su di lui Zaleski. Memeti, appoggio per Zecolli, dentro verso Zara, lato corto dell'area di rigore in mezzo Rapai, va a chiudere Mancini su Zara, lo tiene lì, riconquista il pallone, serve Zaleski ma non c'è più tempo, fischia il direttore di gara, finisce qui il match, Partizani 1 Roma 2, i gol lo ricordiamo nel primo tempo di Stefan El Shaarawy ed Andrea Belotti al 12esimo e al 26esimo, accorciato le distanze su rigore Zara all'85esimo, finisce qui il match, Partizani 1 Roma 2, linea alla regia.